è il momento di collegarci con il nostro primo ospite dopo questo volo planare, diciamo così, sui mercati e, sui dati macroeconomici. È un piacere ritrovare Gianfranco Fabi, editorialista economico. Gianfranco, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e saluti a tutti quanti ci ascoltano. E allora, ripartiamo proprio da quello che ha detto Angela Merkel, e cioè qui occorre un ok prima dell'estate per quanto riguarda la ripresa che coinvolge l'Italia, coinvolge l'Europa, in generale l'Unione Europea, perché si parla di una recessione grave, il PIL probabilmente a questo punto europeo dei vari singoli stati verrà ulteriormente aggiornato in ribasso. La domanda è, ma che cosa si sta aspettando? Cioè è un po' di giorni, un po' di settimane che si parla, siamo pronti oppure bisogna fare in fretta? Però la sensazione che arriva comunque da fuori è che è tutto fermo, i soldi non arrivano, che si parla di cassa integrazione, o perlomeno non arrivano abbastanza, non arrivano a tutti, e a livello politico si procede come se fossimo un enorme carro armato, un enorme pachiderma che, come sappiamo, prima di ingranare ha bisogno di tempo, prima di trovare il ritmo giusto. Tu come la vedi, Gianfranco? Questo è vero, c'è bisogno di tempo anche perché quello che sta affrontando l'Europa è qualcosa di estremamente complesso, qualcosa di inedito, di cui non ci sono precedenti, e quindi ci sono, ma non tanto complicazioni, quanto delle necessità di fare delle procedure, di avere delle procedure completamente nuove. I soldi sicuramente ci sono, i soldi sono quelli in fondo poi del risparmio degli europei, che possono essere canalizzati attraverso dei fondi, attraverso dei prestiti che potrebbero essere garantiti dall'Europa, e questi prestiti dovrebbero essere poi girati ai singoli paesi a seconda delle necessità. Ora è chiaro che ci vogliono dei tempi tecnici, ci vogliono dei tempi per mettere a punto le procedure, ci vuole dei tempi anche per convincere un po' i partecipanti. L'Europa è un grande organismo a 27 paesi che ha il diritto di veto di ciascun paese, anche i più piccoli, e quindi in questa fase, per un passo così importante che cambia completamente la natura stessa dell'Europa, non si può pretendere che si possa fare dalla sera alla mattina. Ecco, in questa prospettiva direi che i passi avanti li stanno facendo, che le dichiarazioni di fare in fretta si stanno un po' addensando, soprattutto da parte dei grandi, l'Italia innanzitutto, perché ha più problemi degli altri, ma la solidarietà tedesca è particolarmente importante. Sugli altri fronti qualcosa si sta muovendo, si stanno avendo delle aperture, per esempio dei prestiti europei. È chiaro che tra prestiti e fondi persi c'è una certa differenza. Però dobbiamo pensare che un prestito a tasso zero è in fondo in parte anche un regalo, e quindi non andrei troppo per il sottile, i soldi arriveranno prima o poi, l'Europa farà la sua parte, e peraltro non dimentichiamoci che i soldi stanno già arrivando e sono quelli che garantisce la BCE intervenendo pesantemente sui mercati finanziari. Quindi l'Europa c'è, sul fatto di che sia un'Europa ancora più forte, lasciamo che il tempo faccia la sua parte, anche se ovviamente meno tempo ci si mette meglio è. Con Gianfranco Fabi facciamo un po' il punto sulle questioni politiche, economiche, poi ovviamente dopo di lui avremo modo di approfondire il mercato valutario, il mercato delle commodity e anche il mercato azionario, anche insomma con le vostre domande da casa, e in questo modo cerchiamo un po' di affrontare più temi possibili e di soddisfare un po' tutti quanti. Ti sorprende l'elogio che è arrivato dal premier olandese, che, diciamo, non voglio dire che ci abbia fatto la guerra, perché la guerra è un'altra cosa, però insomma ci sono state delle tensioni in passato, probabilmente è un modo anche per dire è difficile insomma fare sempre la cosa giusta, si può fare la cosa giusta, si può fare la cosa sbagliata, ma se fai una cosa sbagliata non ti rende un cattivo paese, un cattivo cittadino, insomma, e in questo senso forse arriva anche l'elogio da parte del premier olandese, insomma, sotterrate le asce di guerra? Beh, no, direi che non sono mai state brandite le asce di guerra. Okay. C'è sempre stata una certa polemica, l'Italia è vista spesso, è vista che come luogo comune, anche un po' per colpa degli italiani, bisogna dire. È sempre vista come un paese un po' allegro, un po' il paese della spesa facile. Il premier olandese, come quello austriaco, hanno sottolineato in varie occasioni questa realtà. Però si sta diffondendo la convinzione
che questa partita europea non è un gioco a somma zero, in cui qualcuno deve dare qualcosa e qualcuno deve prendere. È qualcosa che deve fare un passo in avanti a tutti i paesi. Cioè è un gioco in cui tutti possono guadagnare, in cui 2 più 2 può fare anche 5, 6 o 7, e quindi può veramente aiutare ogni paese a crescere, a superare queste difficoltà, che per alcuni paesi sono forti, come per l'Italia, per qualcun altro sono meno forti, ma sono comunque difficoltà. E quindi un'Europa in cui si cresca, in un'Europa in cui peraltro il commercio internazionale è ormai talmente intrecciato, per cui veramente dal fatto che si possa vendere all'interno di questa grande area europea è uno dei fattori determinanti per la crescita di ogni paese. L'Olanda vende milioni di euro di fiori in Italia e ha dei grandissimi problemi, ha avuto dei grandissimi problemi negli ultimi mesi perché non riusciva ovviamente ad esportare questi fiori, non c'era più la domanda. E così questo intreccio di commerci è una realtà che in fondo serve a tutti, e questa convinzione sicuramente porterà a fare dei passi avanti verso questi interventi, questo recovery fund, che sarà bene o male un po' ridimensionato magari, ma comunque ci sarà entro l'autunno, e quindi potrà servire a tutti i paesi per ridare un po' di ossigeno a un'economia, un ossigeno di cui hanno bisogno tutti. E quindi se l'Italia cresce, dà una mano sicuramente anche all'Olanda, all'Austria, oltre che alla Germania, perché no? Tanto il Corriere della Sera sottolinea sul proprio sito online BTP Futura, ecco come sarà, titolo 10 anni, è una delle notizie del momento, fondamentalmente tre cedole crescenti, premio legato al PIL dal 6 luglio, la prima emissione del titolo Step Up per finanziare le spese Covid dopo il successo dei BTP Italia, arriva insomma anche questo BTP Futura, si parla di patriottismo da questo punto di vista e si parla anche comunque di necessità di reperire risorse per quanto riguarda il governo perché servono risorse per far ripartire il paese. Qualcuno però Gianfranco dice sì, va bene questo patriottismo, però continuare così a sostanzialmente chiedere, promettere soldi agli italiani chiedendogliene in qualche modo, ovviamente poi con la promessa di restituirne di più, magari non così tanti rispetto a prima, ma comunque con un certo tipo di garanzia, finché però non arriverà una riforma fiscale di quelle vere, di quelle imponenti, insomma, continueremo a galleggiare in qualche modo e poi magari riusciremo sempre a tenere la bocca fuori e quindi ad avere un po' di ossigeno. Però, insomma, se le cose devono cambiare, deve arrivare soprattutto questo intervento. È così secondo te? Ma indubbiamente una riforma fiscale, se si intende sul fronte di riuscire a limitare come minimo l'evasione fiscale, è sicuramente una necessità, perché non so se sia vero, dubito sempre di queste cifre, si parla di 100 miliardi di evasione fiscale. Ora indubbiamente qualcosa c'è, e qualcosa bisogna fare in questa prospettiva. Se invece si parla di riforma fiscale come introduzione di una patrimoniale, allora la vedo sicuramente molto più complessa e tra l'altro anche molto più contraddittoria, perché un'imposta patrimoniale sarebbe un secchio di acqua gelata su un'economia che non ha certo bisogno di essere raffreddata. Il problema del BTP Futura però è quello che è uno strumento finanziario che, come avete giustamente detto, ha un tasso di interesse tra l'1 e il 3%, un interesse crescente. Quindi, da un punto di vista, diciamo, generale, è sicuramente un titolo interessante. Però bisogna mettere in relazione al fatto che l'Italia potrebbe avere dal MES, dal famoso MES, dal Meccanismo Europeo di Stabilità, 30 miliardi, 30-35 miliardi a un tasso praticamente zero. Quindi, come paese, se rinuncia al MES e chiede dei soldi agli italiani per finanziare appunto le spese per la sanità, rendiamoci conto che questi soldi costano molto di più agli stessi italiani. Quindi non è tanto un favore che si fa ai mercati. E quindi non vedo sicuramente una strada molto, molto liscia, perché in fondo gli operatori finanziari sicuramente faranno la loro parte, perché è un titolo conveniente rispetto ai titoli, voi ne parlate tutti i giorni, in cui i tassi di interesse zero o addirittura negativi si sprecano. Quindi, da un punto di vista finanziario, è un titolo attraente.
Ma da un punto di vista di sistema paese, rinunciare al MES e chiedere i soldi attraverso questo strumento è un costo in più in un momento in cui l'Italia sicuramente dovrebbe risparmiare più che spendere. E questo è un punto di vista sicuramente importante e da tenere ben presente quando si tratta appunto sia di investire, ma sia anche di fare un po', cercare di delineare quello che accade, quello che potrebbe accadere. Gianfranco, io ti ringrazio per il tuo intervento, come sempre, grazie ancora e buon fine settimana, alla prossima. Grazie mille, a voi, alla prossima!